Derby delle decane dell'eccellenza abruzzese oggi al comunale di Capistrello fra i Granata e i rossoverdi ospiti. Due undici dai buoni organici, ma desiderosi di svoltare rispetto ad una stagione ancora in bilico per entrambe. Ci riesce meglio la compagine marsicana, che parte col botto e già al secondo passa con Aquino, o almeno così sembra, perché l'assistente sbandiera un fuorigioco e vanifica il tutto. Poco male, perché il match concederà numerose prove d'appello ai ragazzi di Giordani. Prima però bel brivido per i Granata al terzo, con Pincelli che in velocità coglie d'infilata la retroguardia di casa ma non trova lo specchio della porta, e al quinto il Capistrello passa. Cross col contagiri sul secondo palo, De Rocis si coordina alla perfezione e per Barduagni non c'è scampo. Granata avanti, desiderosi di chiudere presto e bene la pratica. Ci prova Di Renzo al nono, ma Barduagni si tuffa e devia in bello stile. Undicesimo, Aquino si imbizzarrisce e decolla di testa, ma non trova il bersaglio grosso. Diciannovesimo, De Rocis cerca la domenica perfetta e quasi non la trova cannoneggiando dai 20 metri, ma Barduagni è sempre attento e devia. Capistrello in grande spolvero e di nuovo in rete un minuto più tardi, quando Edoardo De Meis gioca di sponda e trova un inconsapevole Aquino, braccio armato delle intenzioni dello storico 10 palentino. 2-0 per i padroni di casa, che ora giocano in scioltezza, forse anche troppa, e provano a chiudere il discorso al tramonto del primo tempo. 42esimo è abbondante, Daniele Di Girolamo nel pallonetto, che infatti si perde alto. Appena 30 secondi e Di Renzo è solo davanti a Barduagni, che si supera miracoleggiando provvidenzialmente. Negli spogliatoi sul 2-0 la ripresa non decolla e la prima azione cade addirittura al 22esimo, con Daniele Di Girolamo solo lievemente impreciso nella conclusione. 60 secondi e una deviazione beffarda fa impennare il fendente di Passamonti. Palla alta e si riparte con questo fallo sui Cramellà, che manda lo stesso numero 11 al Benz sul dischetto. Eravamo al 30esimo e i Cramellà spiazza, accorcia e riapre una partita avvincente sino alla fine. 34esimo, botta d'Eramo, si distende e storna all'estremo ospite. 42esimo, i Cramellà suggerisce per Fabrizi, che sforbicia divinamente, ma la bicicletta non trova la porta. 45esimo, il neo entrato Savo cerca il pertugio ma pesca le mani di Mario Di Girolamo, che salva porta e risultato. Mister De Amicis, c'è un po' di amarezza anche negli spogliatoi, ho sentito toni accesi. Sì, ero un po' adirato, profondamente deluso da questo primo tempo, veramente surclassati dall'avversario, non ho parole, ma sotto tutti gli aspetti, e dell'aggressività, e la squadra, la mia è una squadra molto aggressiva, che mette ritmo, non è successo niente di tutto questo, ma soprattutto oggi non avevamo neanche la scusa del campo, perché è un campo bellissimo dove non puoi sbagliare 50 passaggi, 50 stop, ma evidentemente è stato sbagliato tutto in questa settimana nella preparazione della partita, perché una squadra così brutta è normale che l'allenatore si deve prendere tutte le responsabilità, e me le prendo tutte quante le responsabilità, perché ripeto, un primo tempo in cui l'avversario ci ha fatto due gol ma ce ne poteva fare tre o quattro, insomma, per cui anche quel poco che abbiamo fatto nel secondo tempo, quelle due occasioni alla fine sul 2-1, sarebbe stato veramente troppo per l'Alba Adriatica. Oggi è una squadra irriconoscibile e dobbiamo fare un grande esame di coscienza, perché se siamo quelli del primo tempo noi non facciamo neanche play-out, retrocediamo direttamente, non sto esagerando. Questo, noi non dobbiamo guardare la classifica, le quattro vittorie consecutive, noi se siamo questi del primo tempo retrocediamo direttamente, perché siamo una roba veramente imbarazzante, non ci possiamo presentare in nessun campo in questo modo qua. Sono abbastanza duro, ma non mi aspettavo assolutamente questo tipo di prestazione, bruttissima veramente, non c'erano state avvisaglie durante la settimana, l'avevamo preparata bene. Evidentemente in questa settimana ci ho capito poco e anche io mi devo fare un grosso esame di coscienza, insomma, non lo nascondo. Paolo Giordani, ex allenatore del Capistrello e ora vice allenatore appunto del Capistrello stesso, una bella vittoria, al di là del risultato è stata una partita di livello la vostra. Sì.
Penso che il primo tempo siamo partiti fortissimi, se avremmo avuto uno scarto pure maggiore non avremmo rubato niente, insomma. Poi il calcio è così, l'eccellenza abruzzese si sa, come abbassi un attimo il ritmo, come subisci la squadra avversaria, che ha dimostrato con le 4 vittorie consecutive comunque che ha un gruppo consolidato già da un po' di anni, nonostante una squadra giovane però molto combattiva. E abbassi un po' il ritmo, abbassi l'attenzione e rischi fino al 90esimo come abbiamo fatto. Sta crescendo la condizione, si vede. Aquino con un problema fisico, di cosa si tratta? Aquino dovrebbe essere un risentimento, adesso valutiamo, una contrattura, un qualcosa, e siamo contenti perché cominciamo a fare quello che abbiamo provato da sempre, insomma. Abbiamo avuto molti problemi di infortuni, squalifiche, quindi adesso mercoledì rientrerà in Briola, che era stato uno degli acquisti top dell'estate, quindi rientra lui. Ci sarà Edoardo De Meis? Non ci sarà Edoardo, sarà squalificato, ma non è un problema perché i ragazzetti sono tutti strapronti e domenica dovrebbe pure tornare Gauna, Franco e l'argentino uguale, un altro fiore all'occhiello, e cominciare insomma a mettere una squadra molto molto combattiva.